Dovrei tagliare questi pezzetti di barba qui. Questo è super. È il catalogo di una mostra che hanno fatto a Londra tantissimi anni fa, alla Tate Modern. Però cercavo un altro libro. Dato che anche oggi siamo in lockdown e non ci si può muovere, ho pensato di mostrarvi questo piccolo apparecchietto che ho tra le mani, che è il VC Meter della Voigtlander. Questo qui. Allora, questo piccolo esposimetro ci risolve il problema dell'esposizione in tutte quelle macchine fotografiche, diciamo vintage, che non sono provviste di esposimetro oppure che hanno un esposimetro non affidabile, i classici esposimetri con la cellula al selenio che poi diventano inaffidabili, si esauriscono, eccetera. Oppure appunto le situazioni in cui proprio la macchina non è provvista di esposimetro interno e quindi bisogna andare con un esposimetro esterno a misurare in giro. Questo non ha nessuna funzione particolare, è un semplice esposimetro che viene messo sulla slitta sopra e tramite questo piccolo tastino qui, ok, si fa una lettura. La lettura viene fatta da questa cellula che è, diciamo, di fronte, quindi noi ce l'abbiamo che punta verso l'obiettivo. Questa cellula ha un angolo di campo molto simile a un 90 mm, quindi diciamo è un medio tele, non è una misurazione spot. Potrebbe essere una misurazione semi-spot nel campo, diciamo, di un 50 mm, ok? Per cui, diciamo, non fa una misurazione media della scena che si inquadra con il classico 50 mm, ma diciamo ha un'angolazione che permette di fare una lettura un po' più direzionale, ok? Ovviamente, questa è un'ovvietà che dico, questo non è collegato in nessun modo alla macchina fotografica, per cui poi non è che trasmetta la lettura e regoli qualcosa all'interno della macchina, questa cosa non esiste. È semplicemente come un esposimetro esterno tenuto in mano, semplicemente è montato sopra la macchina. Il vantaggio è che è molto piccolo, è veramente un oggettino microscopico. E funziona molto bene, è molto sensibile. E funziona in questo modo: praticamente ci sono questi indicatori, questi tre LED che danno la sovra-sottoesposizione, e poi l'edino verde che ti dà l'esposizione giusta. Io adesso sto variando la luce che passa attraverso la cellula col dito, ok? Ma naturalmente noi cercheremo quando noi schiacciamo il bottoncino, ok? Poi noi cercheremo l'esposizione giusta ruotando la ghiera o dei diaframmi o dei tempi fino a trovare la lettura giusta. Semplicissimo. Si schiaccia questo bottoncino, lui continua a leggere per un tot di secondi, credo tipo 10 secondi, dopodiché si spegne. Quindi tu lo monti sopra la macchina fotografica, vai in giro così e usi il tuo sistema normale di lettura dell'esposizione, per cui c'è chi legge il grigio medio, c'è chi legge le ombre e poi compensa per trovare la giusta lettura, ognuno ha il suo sistema. Gli ISO vengono regolati, vediamo se riesco a mostrarlo. Qui c'è una finestrella e la ghiera è snodata rispetto al resto, per cui si tiene così e si gira questa ghieretta qui. Vediamo se si vede, un po' difficile. Si gira questa ghiera e si gira questa ghiera e cambia indicazione, che è diverso da fare questo lavoro qua. Per cui gli ISO stanno qui al centro, in questa finestrella, qui ci sono i tempi e qui ci sono i diaframmi. Allora, i diaframmi vanno da F1.4 a F22 e i tempi vanno da un secondo a un 2 millesimo di secondo. Gli ISO vanno, credo, dai 25 ai 3200 ISO, almeno i 3200 al massimo.
L'ho utilizzato l'altra sera per fare delle foto notturne, credo nel precedente video, quello della Delta 400 tirata a 3200, ho usato proprio questo piccolo esposimetro qua che legge benissimo, è precisissimo e anche con pochissima luce ha un'ottima sensibilità. Pro e contro di questo oggetto. Allora, i pro sono tutti quelli che ho detto finora, cioè è veramente utilissimo. E funziona magnificamente. Il contro è che è costosissimo. Io questo ce l'ho da tantissimi anni, l'ho comprato a suo tempo, credo a una cinquantina, settantina di euro, che secondo me sono tantissimi lo stesso per quello che è, perché è un semplice esposimetro, non fa niente, è una cellula che legge e indica con due leddini, non è niente di preciso, non ci sono matrici, cose complicate, c'è niente. Il problema è che adesso, ho visto in giro su eBay così, ho visto cifre attorno ai 200-300 euro. Adesso tra l'altro è uscito il VC Meter 2, che è un po' più bello, ha un design un po' più moderno, è nero. Questo qui è il VC Meter, quello è stato prodotto penso solo nel 2004, ho visto qualcosa del genere. È stato prodotto per poco, probabilmente non ce ne sono molti in giro. E ha un design un po' retrò, no? Un po' strano, così. Però è molto costoso. È proprio perché è una soluzione semplice a un problema semplice. E forse il problema è anche che non siamo in molti a occuparci di macchine fotografiche vintage, pellicola, cose analogiche, per cui posso immaginare che il mercato di questi oggetti non sia super fiorente, però secondo me è un qualcosa che risulta molto molto utile. Non so se l'ho detto, comunque questo VC Meter è alimentato con una pila 1,5 volt, una semplicissima pastiglietta, dura un millennio perché non consuma niente, consuma solamente quando schiacci il tastino e fai la misurazione per 10 secondi, dopodiché non consuma niente, lo lasci montato sulla fotocamera e va. Ho cercato anche delle alternative cinesi perché generalmente quando l'Occidente produce qualcosa di funzionante, furbo e magari a un prezzo diciamo un po' alto, i cinesi creano l'alternativa cinese, più economica e ugualmente funzionante. Ho cercato un po' in giro, non ho trovato niente. Ci sono degli esposimetri, ma più corposi, più grossi, tipo insomma palmari, che ho visto che sono forniti di una piccola slitta per cui li puoi infilare sulla macchina fotografica, però ti trovi un pattaccone così sopra la macchina fotografica, secondo me non è bellissimo da vedere. Sono convinto che questo sia un oggetto ancora piuttosto inimitato e diciamo, se il budget non è un problema, potrebbe essere una buona idea comprarne uno. Io ne ho uno solo, ne comprerei volentieri un altro, ma sinceramente 300 euro per questa cosina qui mi sembrano un po' esagerati. Però il problema non si pone, nel senso che uno di macchine fotografiche ne usa una sola alla volta, per cui lo metti sopra e se cambi macchina lo metti su un'altra. Per concludere, lo montiamo sulla nostra bella Leica 3F, qui sulla slitta. Questa macchina non ha un esposimetro di nessun genere, neanche di quelli a selenio dei tempi andati, e quindi l'unico sistema per leggere la luce è con l'esposimetro esterno o ad esempio col nostro fantastico VC Meter. Ok, buon lockdown a tutti.